Perché sappiamo anche quanto sia complicato a fine anno scolastico organizzarsi appunto con degli eventi di questo tipo, quindi grazie a tutti. Devo dire che quello della violenza sulle donne è un tema, come ha già detto Francesca, di grandissima attualità. Notiamo quello che è successo negli ultimi giorni, ovvero il caso di una donna sfregiata con l'acido a causa di appunto una violenza da parte di un operaio di 30 anni, quindi insomma un ragazzo giovane che appunto l'aveva accusata di aver ostacolato in qualche modo il suo rapporto con un'altra donna. Sono casi che ci devono far riflettere di quanto queste azioni anche di prevenzione siano molto importanti, per cui l'amministrazione comunale è al fianco di quelle associazioni che vogliono lavorare per la prevenzione di atti anche di questo tipo. C'è da dire anche che il nostro impegno deve essere costante nel sostenere le reti antiviolenza. In particolare noi a Livorno abbiamo una rete antiviolenza di questo tipo che opera presso il centro donna di Via Strozzi, coordinato dall'associazione Ipogrifo, appunto dalla rete Albarosa, assieme all'amministrazione comunale, e che vede la partecipazione importantissima di tutte le forze dell'ordine e che quindi si occupa con questa rete di monitorare la situazione nella nostra città da questo punto di vista. Inoltre ci stiamo impegnando molto per rendere operativa una casa rifugio, ovvero un rifugio segreto per donne maltrattate, ovviamente non si può dire dove si troverà, e anche questo è un elemento molto importante. L'esigenza di avere un rifugio di questo tipo ci deve attenzionare proprio sul fatto che ci sia una domanda da parte di donne maltrattate in questo senso, persone che non possono al momento risiedere in un indirizzo preciso perché in qualche modo perseguitate da uomini.